Zia Zaia, come si salva Venezia? Cioè, come se ne esce da questo problema, questo buco di bilancio irrisolvibile con soluzioni creative tipo la vendita dei quadri? Cioè, è evidente che c'è un problema di tipo strutturale. Io penso che ci siano due aspetti nel buco da valutare. Il primo, la responsabilità, perché se c'è qualche responsabilità oggettiva, chi ha sbagliato deve pagare. Dall'altro, ma questo io non ho informazioni, lo dico semplicemente perché i cittadini, quando sentono parlare di un disavanzo, si chiedono: ma è buona amministrazione che è andata male, o è cattiva, o è malagestio? Quindi verificare dove ci sono sacchi di malagestio, se ci sono. E l'altro aspetto fondamentale è che i veneti pagano 21 miliardi di tasse all'anno a Roma. Voglio ricordare, visto che arriva Renzi, che Venezia è in Veneto, e quindi quota parte di quelle tasse le pagano anche i veneziani, quindi per sanare basta restituirsi i soldi delle nostre tasse. Ma servirebbe ancora una nuova legge speciale di cui si parla da tempo? Ma Venezia ha una situazione di particolarità, di fragilità che è unica. È ovvio che ci vuole un'attenzione con legislazioni che siano ad hoc per Venezia. Poi in questo momento, quando parli di legge speciale, molto spesso il pensiero va a finire da altre parti. Chiariamo anche il concetto di legge speciale.